Visto che la stagione invernale è ormai alle porte, vi voglio far vedere quello che è il mio set di attrezzatura che utilizzo solitamente per un'uscita con le ciaspole, una risalita di sci alpinismo, ma anche per una normale camminata, non per forza sulla neve, ma comunque in periodo autunno-inverno. Se sei nuovo sul canale ti do il benvenuto, mi chiamo Yuri e ho la passione per la montagna. Se la condividi con me, sul mio canale potresti trovare dei video interessanti che possono offrirti qualche spunto per le tue uscite. Mi piacerebbe arrivare ai 1000 iscritti, quindi se ti va fatti un giro tra i miei video e poi valuta l'iscrizione. Ora cominciamo. Io condivido il consiglio che si dà di solito, cioè quello di vestirsi a strati con indumenti di qualità. Questo ci permette di far fronte a tutte le differenti situazioni climatiche che si possono trovare in montagna, specialmente in inverno. Cominciamo quindi dal primo strato, quello che rimane più all'interno, a contatto con la pelle. Gli indumenti che fanno parte del primo strato devono avere una caratteristica principale, cioè la traspirabilità. Perché sono ottime le fibre sintetiche da questo punto di vista? Perché sono leggere, poco ingombranti, quindi ideali per essere portate nei trekking, nelle uscite di più giorni, perché si possono lavare e asciugano più facilmente. C'è da dire comunque che nell'ultimo periodo si è raggiunto un buon livello di traspirabilità anche con le fibre naturali che dal punto di vista della sostenibilità ambientale sono sicuramente preferibili. Ad ogni modo io utilizzo questa maglia della Liod, una maglia a maniche lunghe, eccola qua, è realizzata in polipropene, quindi sicuramente un tessuto un po' datato. Ma io mi ci trovo molto bene, è ancora in commercio, quindi questo significa che effettivamente fa bene il suo mestiere. Devo dire però che mi piacerebbe prossimamente provare una maglia realizzata in lana merino, che è un tessuto di cui si sente molto parlare, ne ho sentito parlare bene, quindi mi piacerebbe provarlo. Se tu hai già avuto modo di provarlo, scrivimi nei commenti come ti sei trovato e se me lo consigli. Solitamente per la parte sotto non utilizzo nessun pantaloncino, eventualmente ne avrei uno dello stesso materiale della maglia, avrebbe un po' una funzione da scaldamuscolo, però in realtà se si utilizzano dei buoni pantaloni invernali solitamente non ce n'è bisogno, a meno che proprio non si sa di dover passare la giornata al freddo. Per farvi capire quanto è importante la questione traspirabilità, tenete conto che io utilizzo anche delle mutande in fibra sintetica traspirante. Sono sicuramente preferibili rispetto alle classiche in cotone che non farebbero altro che trattenere l'umidità. Per quanto riguarda le calze, io utilizzo queste, sono alte circa fino sotto il ginocchio, il che le rende ideali per indossare sia gli scarponi da trekking che quelli da sci. Sono ovviamente elasticizzate, preformate. Hanno anche delle parti in tessuto un po' più rinforzato, tra l'altro in queste è specificata anche qual è la destra e la sinistra. Tutto questo a che scopo? Per adattarsi meglio al piede. Infatti, delle buone calze, secondo me, dovrebbero avere una buona resistenza meccanica all'abrasione ed essere anche performate. Il tutto per evitare sfregamenti e quindi irritazioni alla pelle, le tanto famigerate vesciche. Io solitamente nello zaino mi porto sempre un secondo paio di calze perché può sempre capitare che ci si bagni i piedi e con un secondo paio di calze sono più tranquillo. Per quanto riguarda il secondo strato, invece, se dovessimo trovare una parola chiave per descriverlo, io sceglierei termicità. Infatti, è composto da tutti quegli indumenti che hanno lo scopo di tenerci al caldo. Io per la parte sopra sono un paio d'anni che utilizzo questo paio della montura, è il Polar Pro 2 Jacket. Oltre che essere bello esteticamente, morbido al tatto, io lo ritengo sufficientemente caldo per le attività che normalmente svolgo io in montagna. Tra l'altro, abbinato alla maglia termica che vi ho fatto vedere prima, secondo me è più che sufficiente. Ha anche lui delle parti, diciamo, delle toppe di rinforzo, ad esempio qui sulle spalle, dove appoggiano solitamente gli spallacci dello zaino, appunto per evitare di rovinare il tessuto. Per quanto riguarda invece la parte sotto, utilizzo sempre dei pantaloni della montura, questi qua. Sono i Vertigo 2, questi sono veramente una bomba. Sono elasticizzati per agevolare i movimenti durante il cammino, hanno delle zone anche loro in tessuto rinforzato in modo tale da limitarne i
danni, l'abrasione, eccetera. Per me questi sono stati davvero un ottimo acquisto. Questo è materiale che costa, ma la qualità si vede. E come vi dicevo, da quando li utilizzo non ho mai avuto bisogno di dover mettere degli scaldamuscoli, perché questi sono ideali per i climi freddi e ne sono veramente molto soddisfatto. Passiamo ora al terzo strato, che è quello strato che ci deve proteggere dagli agenti esterni, dalle intemperie del clima. Se c'è un elemento principale di questo strato è sicuramente il cosiddetto guscio. Ma che cos'è il guscio? Non è nient'altro che una giacca realizzata in tessuto antivento e antipioggia. Io ad esempio utilizzo questa qui della North Face, che tra l'altro è in Gore-Tex. Solitamente la utilizzo per le discese con gli sci o in giornate particolarmente ventose. A seconda dell'attività che devo andare a svolgere, del clima, della quota, scelgo a volte di portarmi dietro anche un piumino. Piumino che, se ripiegato opportunamente nel cappuccio, come faccio di solito con la giacca in Gore-Tex, diventa veramente molto piccolo e occupa poco spazio nello zaino. Questo che vi faccio vedere è un piumino da 800 grammi, sempre della North Face. Di solito lo utilizzo quando ci sono giornate veramente molto fredde, quando arrivo in cima, che magari c'è un po' d'aria, non è necessario magari mettere il guscio, ma lo utilizzo anche quando parto per l'escursione, che magari è sceso dalla macchina, non sono ancora caldo e ho bisogno di mettermi addosso qualcosa che trattenga un po' di più il calore per le fasi iniziali. Per quanto riguarda le calzature, se so di dover passare una giornata sulla neve, io scelgo direttamente degli scarponi. Sono anni che utilizzo questi qui della Sportiva, sono i Trango, tra l'altro loro mi hanno portato davvero ovunque, dalla cima dell'Etna, proprio sul cratere principale, al Pizzo Scalino, al Gran Sasso, sono quasi arrivati anche sul Piz Bernina, ma questa è un'altra storia. Che caratteristiche principali devono avere secondo me? Sicuramente una buona suola, questi ce l'hanno in Vibram, e rigorosamente in Gore-Tex, perché altrimenti due passi sulla neve vi siete bagnati i piedi e anche col secondo paio di calze non andrete molto lontano. Se la giornata che mi aspetta invece non è prevalentemente sulla neve, allora a volte scelgo delle scarpe basse, di solito uso queste, sono della Salomon, hanno una buona suola anche loro, ma soprattutto sono in Gore-Tex. Io il Gore-Tex d'inverno solitamente lo uso sempre. Per quanto riguarda gli accessori, utilizzo sempre uno scaldacollo. In genere ne scelgo uno di questi due, o in cotone, un pochettino più leggero, oppure in pile. Anche per quanto riguarda il berretto, ne ho di solito un paio. Uno più leggero, che utilizzo per la salita, specialmente quando vado a fare sci alpinismo, che è traspirante, e solitamente ne ho uno più pesante per la discesa. Per quanto riguarda i guanti, stesso discorso, faccio una giornata con gli sci, allora ho il secondo paio di guanti pesante. Se invece vado semplicemente a camminare, di solito vado bene con questi guanti qui, che sono dei normalissimi guanti in paio. Cos'altro non deve mancare nello zaino? Sicuramente il kit di primo soccorso, il kit di pronto soccorso. È riempito di cosa? Beh, cerotti, garze, disinfettante. Ormai in commercio se ne trovano tantissimi, sono tutti già pieni di roba fondamentale, però voi potete sempre andarlo ad integrare con i medicinali che ritenete più opportuni. Questa è una scelta molto personale. Una cosa che non deve mai mancare, e dico mai, quando si vanno a fare delle escursioni sulla neve, sono senza dubbio arva, pala e sonda. In realtà l'arva non va lasciato nello zaino, ma assolutamente va indossato. Io di solito lo metto tra il primo e il secondo strato, in modo tale che se è una giornata particolarmente calda mi devo spogliare per qualsiasi motivo, questo non diventa un impiccio. Solitamente non vado mai in giro d'inverno a torso nudo, quindi va benissimo tenerlo sopra la maglia termica e non dà mai fastidio. Questi sono elementi che, oltre a portarsi dietro, è importantissimo saperli utilizzare. Per questo sto organizzando un video dove vi spiego nel dettaglio come si utilizzano. Altra attrezzatura fondamentale: GPS, cartina e bussola, che possono essere anche sul telefono. Poi io mi porto sempre dietro un burro cacao, una crema da sole, il coltellino svizzero, che c'è sempre un motivo per il quale torna utile, una pila frontale, perché
D'inverno e d'autunno le giornate durano meno, quindi secondo me è sempre meglio avercela nello zaino ben carica. Altro oggetto di fondamentale importanza, sicuramente un buon paio di occhiali da sole, meglio se con le lenti polarizzate. Le lenti polarizzate riescono a riflettere la luce che proviene un po' da tutte le direzioni, quindi sono ideali per essere utilizzati in una giornata sulla neve, in modo tale che il nostro occhio è protetto, oltre che dalla luce diretta del sole, anche quella riflessa dal suolo, dalla neve. Per quanto riguarda l'alimentazione, anche lì dipende dal tipo di attività che si va a svolgere. Una cosa che non faccio mai mancare è un thermos di tè caldo con tanto miele, che oltre a piacermi molto, è un buon modo per riscaldarmi e recuperare un po' di energie. Io spero che questo video ti sia stato utile per fare un recap di tutto quello che va messo nello zaino in questo periodo. Seguimi e ci vediamo al prossimo video.